ben tornati eh, sul canale e eh, vi volevo far vedere un approfondimento del top down a uncinetto eh, degli altri, e darvi degli altri consigli eh, dopo il, il primo video che eh, avevo fatto eh, se non l'avete visto eh, vi lascio il link sotto del, del primo video Sto facendo un maglioncino e, con lo scollo a V. Nel primo tutorial avevo fatto vedere il, lo scollo eh, tondo. Eh, Questa è il, la parte che ho fatto finora. Se vi ricordate, l'altra volta piegando il, il nostro lavoro ci eravamo fermati con gli aumenti qua. E avevamo aggiunto le catenelle per fare lo scollo tondo invece per fare lo scollo a v vi avevo detto di continuare con gli aumenti fino ad arrivare ad avere sul davanti gli stessi numeri lo stesso numero di punti del, del dietro cioè ovviamente metà e metà eh, io ora qui ho eh, 48 punti sulla parte dietro e ho 24 e 24 sulla parte davanti quindi Andando a unire questi queste due parti si forma lo scollo a V che poi andrò a rifinire con, con un bordino. Eh, e adesso vi faccio vedere anche come fare, anche per andare avanti. E eh, vi voglio far vedere anche come fare se non volete che si vedano il, i buchini della riga eh, degli aumenti Raglan. Come vedete qua non si vede, è tutto... Eh, tutto pieno, eh, soprattutto per un maglione da uomo eh, io lo trovo meglio che non si vedano i buchi eh, negli angoli, qua, in questi dove noi dobbiamo fare gli aumenti anziché fare eh, nello spazio una maglia alta eh, o mezza maglia alta, insomma quello che stiamo facendo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello spazio, quindi partendo dall'inizio dove abbiamo, dobbiamo fare il nostro angolo quando abbiamo le nostre catenelle, faremo 4 maglie alte, che è la stessa, lo stesso numero praticamente, 2 maglie alte, le 2 catenelle sono 4 maglie alte. Quindi noi negli, nel primo spazio faremo 4 maglie alte, nei successivi per fare gli aumenti, io metto il marker per non sbagliarmi, per ricordarmi che ma comunque è comunque abbastanza visibile, eh, andremo a fare eh, sui... noi abbiamo 4... Eh, 4, 4 maglie alte andremo a fare l'aumento nelle due maglie alte centrali quindi delle 4 maglie alte nelle due centrali andremo a fare due maglie alte in una e due maglie alte nell'altra quindi andremo a fare così il nostro aumento per tutto il, il, il nostro lavoro fino a che dobbiamo fermarci con, con gli aumenti quindi vi ripeto, all'inizio ini, all nel primo, eh, quando, fa, quando creiamo dalla catenella eh, iniziale l'angolo facciamo 4 maglie alte. Nei successivi sulle due maglie alte centrali andiamo ad aumentare. Facciamo due maglie alte sulla prima maglia alta centrale e due maglie alte sulla seconda centrale. Poi io in mezzo ci metto il marcapunto così sono sicuro che non sbaglio e eh, quando arrivo lì so che devo fare gli aumenti. Bene, arrivati a questo punto, noi siamo arrivati qua, io ho finito il mio giro da questa parte e dobbiamo chiudere il collo per fare lo scollo a V. Quindi abbiamo finito il nostro giro, andiamo a pescare la prima, nella, entriamo nella prima maglia alta che c'è eh, di fronte questo è il mio dritto del lavoro. Sì. Andiamo a pescare, entriamo nella prima maglia alta, peschiamo il filo, tiriamo fuori, entriamo, facciamo una maglia bassissima, tiriamo fuori il filo, tagliamo e tiriamo il filo per Fermarlo e quindi abbiamo, fermato, abbiamo formato il nostro scollo a V. Chiuso qua, abbiamo tagliato il filo perché ripartiremo da un'altra parte. Perché ovviamente ora da questo momento in poi. Io non sono ancora arrivato alla misura che mi serve, è ancora troppo piccolo. Lavoreremo in tondo, tutto in giro, fino ad arrivare alla misura che ci serve qua per lo scalfo delle maniche. Però non continuiamo a lavorare da qui perché sennò avremo la nostra linea di unione in mezzo al nostro davanti e non è bello da vedere. Andremo a farlo in un angolo qui, la nostra unione. Quindi ripartiremo con un nuovo filo da questa parte entreremo allora delle, delle due maglie alte se noi avessimo fatto eh, eh, con lo spazio di due catenelle entreremo nelle due catenelle invece qua andiamo a cercare qui dove abbiamo le 2 e quattro maglie alte entriamo nella seconda delle due centrali peschiamo il filo facciamo le nostre 3 catenelle che sostituiscono il punto alto nella stessa facciamo un altro punto alto che è il nostro aumento e poi continuiamo a lavorare tutto attorno per eh, fino a eh, che arriveremo a questa parte quando poi arriveremo di nuovo qua nel nostro angolo andremo a fare l'aumento nella prima delle due maglie alte centrali e andremo a chiudere con una maglia bassissima nella prima in modo che eh, non si andrà a vedere il nostro, il nostro aumento. Facciamo, andiamo avanti così fino a chiudere il nostro fino al raggiungere la misura che ci serve per le spalle. Sottomave il giro manica e poi continuiamo a lavorare il corpo e le maniche come vi ho fatto vedere nel, nel primo tutorial. Io questo, eh, se, eh, siccome sicuramente poi mi chiederete eh, come lo sto lavorando, è un semplicissimo eh, punto alto eh, collegato. Che anche di questo vi ho fatto il video vi lascio tutti i link sotto del, del, dell'inizio del top down del punto alto collegato e lo sto lavorando in costa, da, in costa dietro quindi anziché entrare nella maglia alta intera prendo solo la costina retro e quindi si crea questo effetto eh, di, di rilievo un pochino e il, il punto alto collegato fa sì che il, il lavoro venga bello compatto, senza eh, come se fosse solo eh, punto alto che si allarga un pochino, si creano un po' dei, dei, dei forellini, così viene bello compatto e da questa. Questa texture molto, molto carina secondo me. Eh, se vi piace il filato io vi lascio il link sotto. Questo è il filato bonito di eh, Ice Arms eh, Filati da Sogno. Eh, vi metto il link sotto. È un 50 lana, 50 acrilico. Molto morbido, non pizzica. È un, veramente un bellissimo filato. Ve lo straconsiglio. E per avere questa, almeno con la mia mano, per avere questa lavorazione bella morbida e comunque compatta, io sto usando l'uncinetto numero 5. 5. Eh, tutto qua quello che vi volevo dire. Una piccola precisazione sul, sul top down. Eh, vi ringrazio per aver seguito anche questo, questo tutorial. Se vi fa piacere, se non siete iscritti, cliccate su iscriviti e sulla campanellina per restare aggiornati quando caricherò un, un, nuovo, un nuovo video. Eh, al prossimo tutorial! Ciao ciao!